qualche giorno fa ho incontrato due podisti amatori non evoluti, quelli che corrono la mezza maratona in 1 ora e 45, sono andato a pranzo con loro e ho visto cosa mangiavano. Non potevo fare a meno di criticare le loro scelte alimentari. Non perdetevi il video fino alla fine, nel frattempo è arrivato il mio famoso coniglio, perché a parte essere simpatico vi racconto che cosa dice la letteratura e chiaramente con un esempio vi spiego che cosa mangiare e cosa soprattutto non mangiare prima della mezza maratona. Ma come al solito partiamo dall'inizio. Ieri sera ho letto un pezzo del libro di Marco Perugini, Running Nutrition, che racconta con dovizia di particolari cosa mangiare in diverse circostanze. Oggi incontrerò il mio amico e non il prode podista, ma il mio amico Cosimo, esperto davvero di cibo, non so se è esperto di running nutrition, ma con lui andremo a mangiare qualcosa da qualche parte. Lo vado però prima a prendere all'aeroporto di Malpensa. Deve correre la Stramilano, vediamo come si comporterà e poi soprattutto correrà il passatore. Sono assolutamente in ritardo, lo vado a prendere, poi dopo vi illustrerò il nostro percorso gastronomico prima della mezza maratona, prima della Stramilano. Vado che sono assolutamente in ritardo. Non sono riuscito a filmare l'incontro a Malpensa, ma avevamo davvero pochissimo tempo e ovviamente ho deciso, rulli di tamburi, di portarli al famoso Old Wild West. Cosimo, cosa mangerai oggi? Non lo so, qua la cosa sembra strana, ma Massi mi ha portato l'Old Wild West, quindi facciamo pubblicità, e domani c'è una mezza, quindi vediamo un po', ci organizziamo. Ma l'hai letto il libro che ti ho mandato di Marco Perugini, Running Nutrition? L'ho letto. Oggi ci comporteremo in modo tale che tu lo applichi alla lettera proprio. Alla lettera proprio. Beh, adesso aspettiamo Christian e poi dopo ordiniamo. Va bene. Diciamo che il brainstorming è durato davvero pochissimi secondi, anche perché Cosimo era già ovviamente convinto. Allora ragazzi, cosa mangiamo oggi? Perché qua comunque domani dobbiamo correre la mezza maratona in 1 ora e 10, quindi serve assolutamente arrivare con il carico di energie. Ovviamente io devo arrivare con le 2 ore e quindi facciamo un doppio carico di energia. Tu Christian cosa fai? Ci vuole una ricarica di carboidrati secondo me, quindi anche una birra ce la concediamo, dai, tutta benzina. Commenterò più tardi della birra, ma io avevo già scelto e in effetti in pochi secondi è arrivata la cameriera. Cosimo, vai. Per me è una smash burger. Invece per me è il Norwegian Grill. Non c'è niente di vegetariano, senza carboidrati però, non c'è. Perché no, dice il Ho rinunciato immediatamente alla scelta vegana, anche perché non c'era davvero una grande opzione, soprattutto per chi come me vuole consumare una quantità bassa di carboidrati. Di conseguenza siamo passati alla scelta del bere. E da bere ragazzi cosa prendiamo? Ovviamente il birra. C'è questo che si sapeva. Senza l'hamburger? Non c'è? No, se vuole posso tagliare. No, no, va bene così, va bene. Da bere? Allora, ovviamente non si dovrebbe, ma lo faccio, una birra piccola. Chiaramente il diavoletto dentro di me mi ha imposto di tentare il buon Cosimo e qual è sicuramente la probabilità che lui non sia caduto in tentazione. Ma prendite la media, no? No? Ho visto che qui c'è della peruna. Sì, però è compresa da lì. Ah, ci ha compreso? Sì, no, no, nel senso... Ah ok, quindi dopo prendere la birra fatta. Sì, esatto. Allora la birra media bionda. Media chiara, va bene la spina? Chiara. Allora, anche per me. Va bene? Anche per te la birra? Sì, sì, anche per me. Va bene? Va bene. La posso così? Sì, per ora sì, per ora sì. Poi, come giusto che fosse, siamo ricaduti sul calcolo delle calorie e in questo caso non abbiamo scomodato la seconda legge della termodinamica, anche perché questa potrebbe creare davvero dei problemi intellettuali a un podista amatore normale. E in effetti qui vi dico, più avete letto meno avete capito. Cosimo, ma quante calorie fa questa birra? Secondo me è un 200-250 calorie. Ma non ci credo proprio, no?
non è una rossa, è una bionda, però. Ma quanto ti farà andare più forte in maratona? Mezza maratona? Allora, no, io bevo la birra perché devo andare lentamente, perché la prossima settimana ho passature, quindi devo andare piano. Allora bevo la birra per poter andare lento. Ma cosa dice Perugini sul libro? Dice di bere sta birra oppure no? Allora, io ovviamente faccio tutto il contrario di ciò che sta scritto nel libro, perché così posso scrivere anche io un libro su cosa non mangiare per la maratona. Peccato per l'audio, Cosimo non aveva in effetti acceso il microfono, ma sappiate che la birra contiene tra il 3,5 e il 9% di alcol. Mezzo litro di birra contiene tra le 150 e le 230 calorie a seconda della tipologia e quindi sono d'accordo con i ragazzi, si beve la birra perché ovviamente a noi podisti amatori piace. Ma sei sicuro che tutte queste patate ti fanno bene? Dopo aver passato il pranzo con Cosimo, guardandolo negli occhi, ho davvero capito una cosa. Sì, Massimo, benissimo, fidati. Ma mangerai anche la salsa? Per educazione bisogna pulire il piatto. Gradino. Poi invece Christian mi ha dato una lezione di vita. Christian, tu cosa dici? Beh, io condivido il pensiero di Cosimo. Diciamo che l'unica cosa che ci concediamo è la birra, perché per il resto ci manteniamo come dei buoni atleti, dai, un po' di pollo e qualche patata. Alla fine abbiamo fatto davvero piazza pulita, l'unica cosa che è rimasta nel piatto sono state le patate. Poi, come al solito, ho provocato Cosimo. Ma Cosimo, il fatto di non aver finito la birra ti impedisce di fare il personal best domani? Ragazzi, purtroppo sto invecchiando, non lo so, è rimasta questa seconda di birra, che faccio? Ma bevitela, dai! Ma dopo c'è il caffè! Allora no, non bertela, dai, dai! Christian invece tu te la sei bevuta ovviamente tutta. Sì, io punto sulla 10 km, quindi ho bisogno di più energia, di più benzina. Quindi ho puntato, l'ho bevuta tutta. Nei prossimi giorni vi racconterò davvero cosa mangiare in questo video, forse non era necessario. Spero di convincere Cosimo a ritornare a Milano anche perché piace agli iscritti al canale e noi nel frattempo siamo arrivati ai saluti. Per concludere ci facciamo un coffee e... iscrivetevi al canale, stay strong, ci vediamo alla prossima. Cosimo, come te lo bevi sto coffee? Senza zucchero, facciamo così fatto bene, ma col cioccolatino. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao ragazzi, buon caffè a tutti.